Grazie a tutti i partecipanti per essere qui. Abbiamo prima ascoltato la Santa Messa e il messaggio che appunto il Sua Eccellenza Monsignor Ambarus, vescovo che presiede la pastorale sanitaria diocesana della nostra città, ci ha detto, ha ricordato gli eventi Covid. Lui era in prima linea in quanto dirigeva la Caritas diocesana e appunto ha ringraziato i colleghi per quanto è stato fatto in quel periodo. Appunto un benvenuto insieme a un grazie, ripeto, per essere qui e aver dedicato questo giorno di festa alla festa della nostra professione. Un primo ringraziamento al Presidente del Nobile Collegio da parte del Consiglio dell'Ordine, al Dottor Giuseppe Perroni, per padrone di casa di questo splendido luogo, e a tutti i graditi ospiti che appunto ci onorano con la loro partecipazione. Qui oggi festeggiamo, celebriamo i valori della professione. Salutare chi in 50 anni prima e in 40 successivamente, i colleghi che hanno onorato quei valori. Valori che sono a tutela del bene più prezioso dei valori esistenziali, cioè la salute. E questo dato identitario ci permette di continuare, sia pure in un contesto mutato, ad essere componenti fondamentali del sistema sanitario del Paese. Dopo appunto il lungo periodo condizionato dalla più grande pandemia degli ultimi 100 anni, la categoria ha acquisito la consapevolezza che la consueta attività professionale avrebbe necessariamente subito profonde e importanti trasformazioni. La nostra professione, infatti, è divenuta cardine dei servizi sanitari di prossimità nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale. E a proposito dei servizi sanitari resi in prossimità, pochi giorni fa è comparso un articolo da parte di un importante organo di stampa in merito a compensi stratosferici, era scritto così sul giornale, percepiti dalle farmacie per la dispensazione dei farmaci antitumorali. Questa è una notizia totalmente falsa, è stato scritto da qualcuno su organi, sui social, ma insomma, in una sede ufficiale come questa ho il dovere di ribadirlo. Questa è una notizia totalmente falsa, perché chiunque sta nel nostro mondo sa che i farmaci dispensati, i farmaci antitumorali dispensati ad alto costo, la dispensazione avviene soltanto nelle strutture ospedaliere. A questo punto sarebbe interessante, ma visto che stiamo in chiesa andiamo avanti, sarebbe interessante conoscere il committente del servizio, anche per comprendere la ratio dell'inchiesta, che cade in un momento in cui tutte le professioni sanitarie sono alla ricerca di personale laureato. La farmacia, primo presidio sul territorio, integrata con le reti sanitarie e assistenziali, è in grado di alleggerire il carico delle strutture pubbliche, almeno per erogare prestazioni di telemedicina e accettare prenotazioni per analisi ed esami connessi,
snellendo le cosiddette liste di attesa che in questo particolare momento affliggono la nostra sanità. Anche gli oneri che gravano sulla spesa sanitaria in tal modo potrebbero ridursi. Ciò premesso, non possiamo trascurare alcuni aspetti di trasformazione della nostra professione unitamente alla transizione demografica che è in corso. Le carenze occupazionali, sempre più crescenti nel nostro settore, ne rappresentano la conferma. Abbiamo sempre meno iscritti nelle facoltà di farmacia e avremo di conseguenza meno professionisti. Abbiamo, questo è un dato di fatto, le difficoltà occupazionali sono sorte prima, come sappiamo, con il concorso straordinario che ha sottratto numerosi collaboratori divenuti successivamente titolari delle 2000 farmacie aperte negli ultimi anni. Pure a Napoli, in Campania, il concorso sta andando in onda, era rimasta solo quella regione. Successivamente, a seguito della legge sulla concorrenza, le progressive estensioni degli orari e la conseguente richiesta di personale, perché dilatando gli orari serve più forza lavoro, quindi questa è una delle cause concrete, e infine va anche, bisogna ammetterlo, il corso di studi delle facoltà di farmacia non è molto attrattivo, usiamo un eufemismo importante, per gli studenti delle scuole secondarie e superiori. La PIL degli anni scorsi, favorito dalle difficoltà di accesso ai corsi di laurea in medicina, consentiva agli studenti, come alternativa, di ripiegare sui corsi in farmacia. Oggi, a fronte della progressiva elevazione dei posti di accesso a medicina, non è più così. Per tale motivo, anche per impedire che la ricerca di farmacisti si estenda oltre confine, l'assessore al welfare della Lombardia è andato in Argentina e in Paraguay a cercare di trovare risorse, appunto, dicevo, al fine di impedire questo, il consiglio di amministrazione della Fondazione Giacomo Leopardi ETS, ente del terzo settore del nostro ordine, ha promosso una campagna informativa sulla professione, favorendo attraverso borse di studio azioni di sostegno economico per gli studenti in farmacia. Non si può essere supini e stare a guardare, bisogna pure fare qualcosa. Un altro punto che è stato sempre all'attenzione del Consiglio dell'Ordine riguarda l'adeguamento del piano di studi universitari a quella che è la realtà sanitaria del Paese. L'interlocuzione tra Ordine e mondo accademico capitolino si svolge a tutto campo nel quadro di una stretta collaborazione al fine di tenere alto il livello di attenzione sulle necessità formative e di aggiornamento professionale. Infatti abbiamo contatti continui con i rappresentanti delle università Sapienza, Cattolica e Tor Vergata. La quarta università, Roma 3, è nata pochi mesi fa e quindi anche con questa università riusciremo a interloquire. È emersa appunto la comune volontà di ridefinire nuove linee guida per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo professionalizzante che è parte integrante del piano formativo del percorso di laurea. Soprattutto oggi, alla luce del decreto di attuazione della legge numero 163 del 8 novembre 21,
che ha introdotto la laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione. Quindi non c'è più l'esame di Stato, ma ci sarà questa nuova situazione. Quindi questo pone una particolare attenzione da parte dell'Ordine, anche ci sforziamo quotidianamente per perfezionare proprio i lavori che stiamo facendo e sopperire alle carenze di questa figura nel mondo del lavoro, anche per soddisfare le richieste dei pazienti utenti. Ecco, io ritenevo doveroso far cenno a questo punto. Vi ringrazio per l'attenzione e passerei la parola al professor Andrea Urbani, presidente del corso di laurea in farmacia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, così completa questo discorso. Prego, professor Urbani. Grazie Presidente per questo invito in questa sede assolutamente prestigiosa, ma soprattutto ci sono dei valori che sono assolutamente condivisi, come quello del dono. Perché guardate, ospitare uno dei nostri studenti significa fondamentalmente donare delle conoscenze, donare quella sapienza necessaria allo svolgimento di un'attività che è essenziale. L'abbiamo visto più volte, non sono certo io a dovervi convincere in questo. In più, oggi è una giornata fantastica, cioè gli anniversari, il 50esimo e il 40esimo. Questo per me sarebbe una grandissima speranza, vedere i nostri primi studenti. Ne ho visti un paio che stanno qua in giro, che magari fra qualche anno saranno chiamati qui in questa sede, in questa prestigiosissima e storica sede. Insomma, ancora ci sarà molta acqua da far passare sotto i ponti. La riforma del corso di laurea. Beh, la riforma del corso di laurea era da lungo attesa. Credo che nel mondo accademico se ne parlasse da molto tempo, quando 7 anni fa abbiamo iniziato l'ingegnerizzazione del corso di laurea in Cattolica. Sicuramente abbiamo potuto toccare con mano una necessità inespressa, sia nel mondo accademico che nel mondo della professione. Non pensiate che il mondo accademico non conoscesse queste necessità, ed è stato, posso dire, forse un punto per noi estremamente importante per poter raggiungere poi l'attivazione di questo nuovo percorso dell'offerta formativa. Certo, oggi abbiamo una crisi delle vocazioni, questo è evidente. Il numero di studenti che si iscrive è largamente inferiore a quella che era la programmazione e le attese negli anni precedenti. E questo è un ulteriore punto di riflessione su cui, insomma, ci farebbe piacere aprire un tavolo con la professione per capire come incentivare. Perché oggi, studiando farmacia, si ha quella che si chiama un employability nel mondo anglosassone, cioè una capacità di potersi posizionare nel mondo del lavoro eccezionale. Non solo nella farmacia, ma in tantissime attività. Noi al Gemelli siamo uno dei centri di riferimento per le sperimentazioni cliniche, ma secondo voi chi ne segue le sperimentazioni cliniche? E quindi veramente un ventaglio di professioni molto significative, molto sfidanti, dove la formazione e l'alta formazione sono assolutamente essenziali. Ora, il decreto classi che ha permesso l'implementazione della laurea abilitante ci ha offerto una serie di opportunità che purtroppo nel precedente decreto classi erano chiaramente limitanti. Ha inserito alcuni insegnamenti come insegnamenti fondamentali, alla stregua della biochimica. Vengo dalla biochimica, così non faccio, non faccio torto a nessuno dei colleghi. L'economia aziendale, il marketing, e questi sono insegnamenti che oggi non sono più derogabili, sono insegnamenti fondamentali nel corso di laurea. E però ha aperto anche un altro aspetto molto importante su cui vorrei far riflettere, che è quello dei profili. La possibilità di avere dei profili, quindi la possibilità di lasciare un'ampia scelta allo studente nell'indirizzare
le proprie aspettative, il proprio futuro. Quindi da profili che possono essere nel mondo del gestionale. Il diritto privato ancora non è un insegnamento fondamentale, però vi assicuro che molti dei nostri studenti sono estremamente interessati sia al diritto privato che al diritto commerciale. E non ho bisogno di convincervi su questo. Sono forse i corsi a scelta più gettonati. Ma oggi c'è un aspetto ulteriore. L'aspetto ulteriore è quello del tirocinio professionalizzante, che vede la necessità di un nuovo corpo docente. E il nuovo corpo docente siete voi, è la professione. È la professione che per circa 2 anni, tra il quarto e il quinto anno, è direttamente impegnata in un'attività formativa. Allora, se da un lato c'è il dono della formazione, il mettersi in gioco, il mettersi in discussione per donare conoscenze, e dall'altro insegnare non è facile. Insegnare non è facile, insegnare richiede un impegno e richiede soprattutto anche un aggiornamento delle proprie conoscenze. Quindi sto apprezzando molto il lavoro che sta facendo l'Ordine, la Federazione degli Ordini, in questo contesto, nel dare un pentagramma, cioè nel dare una struttura a un progetto. E credetemi, in questo il mondo della farmacia, la professione, è sulla frontiera. Stavo dicendo prima a una collega, dice, ma l'Ordine dei Medici non l'ha fatto ancora, anche se la laurea è già una laurea abilitante. E quindi la formazione a distanza dei professionisti per essere pronti a poter formare i nostri ragazzi, gli applicativi informatici per la gestione delle attività di tirocinio, queste rappresentano dei punti fondamentali. E sicuramente l'istituzione di una faculty, cioè di un gruppo di persone qualificate e che vengono di fatto riconosciute come formatori, come docenti, come professori, a tutti gli effetti. Questa è la sfida che noi abbiamo di fronte. Abbiamo ancora qualche mese, almeno per quanto ci riguarda, abbiamo voluto respirare. I primi laureati del nuovo corso di laurea saranno a luglio del 26. Ringrazio nuovamente l'Ordine perché ci ha permesso di attivare la nostra sede come sede dell'esame di Stato per la prima volta all'Università Cattolica. Avremo la commissione abilitante alla professione, per noi è un grandissimo passo avanti. L'ultimo consiglio di facoltà di mercoledì scorso è stato un momento per noi molto toccante su questo, perché a un certo punto nella facoltà di medicina e chirurgia dice, ma guardate, si istituisce la commissione degli odontoiari, si istituisce anche quella dei farmacisti. E al momento siamo in una fase di transizione, siamo in una fase in cui noi istituiamo già una commissione paritetica con la professione e valutiamo i candidati al titolo di studio nella loro ammissione, quindi non vengono ammessi se la commissione paritetica insieme all'ordine non dà un parere positivo sul candidato. Con la laurea abilitante questo diventerà a tutti gli effetti un dispositivo fondamentale, quindi chi di voi poi sarà chiamato nella commissione paritetica di valutazione dei tirocini di fatto dovrà dare un parere, potenzialmente potrà anche, non mi piace usare il termine bocciare, ma diciamo rimandare ad un approfondimento dell'attività professionalizzante un eventuale studente che per mille ragioni magari non parlava perfettamente l'italiano, ha avuto difficoltà nella relazione con l'attività professionale, non ha potuto completare nei tempi che lei sperava questo percorso. E quindi un ruolo che diventa assolutamente un ruolo preminente. Ripeto, abbiamo ancora qualche mese, sembra tanto tempo, in realtà non lo è, dovremmo ridefinire la convenzione con gli ordini territoriali, con gli ordini provinciali entro il prossimo novembre, Presidente, io la verrò a disturbare nuovamente, dopodiché in uno slancio
legislativo c'è un'ulteriore riforma del piano studi che è sancita del decreto legge 1649, che non doveva intercettare il mondo della farmacia perché è rivolta al mondo della medicina. Vi sembrerà paradossale, ma il mondo della medicina sta rincorrendo l'evoluzione del mondo della farmacia. E che cosa stiamo facendo nei corsi di laurea in medicina? Stiamo introducendo quelli che noi definiamo i crediti formativi. Questa volta sono 30 crediti formativi nelle discipline affini ed integrative. Quali sono le discipline affini integrative per un medico? Economia aziendale, il diritto. Insomma, stiamo di fatto ripercorrendo quella strada che ormai da un paio d'anni si è assolutamente consolidata per il mondo della farmacia. Quindi, grazie per questa opportunità. Grazie al professor Urbani. Ricominciamo con i nostri lavori con la premiazione dei colleghi di 50 anni. Leggere i vostri nomi per me è un'emozione straordinaria, perché dietro ogni nome c'è una storia. C'è una storia fatta di gioie, c'è una storia fatta di dolori, c'è una storia fatta di affanni e di speranza. Ma un ringraziamento speciale va a voi, perché se siamo qui e siamo chi siamo, lo dobbiamo alle vostre storie. E questo per noi è un orgoglio straordinario. E bisogna partire da queste storie per scrivere un futuro migliore. Questo vuol dire. Grazie. Albo Maria Grazia. Cifonelli Francesco. Filippone Antonello. Joachimidou Eleni Anastasia. Bella Simonetta. Marotta Mariano. Mascherucci Maria. Mozzetti Saverio. Palmieri Francesco.
Banimolle Sergio. Perlini Marina. Gianluigi Petitto. Lignano Giovanna. Sacchetti Antonio. E da ultimo, in ordine alfabetico, Scaramella Simonetta. Adesso passiamo al secondo step. Questa dei 40 anni è un'innovazione, siccome in corso d'opera si fa di tutto per migliorare la qualità del servizio. Quindi prima eravamo così ancorati ai 40 anni, ai 50 anni. Adesso abbiamo appunto introdotto già da un anno questa parte, però di premiare. Perché questo? Perché ci sono colleghi che magari non titolari di farmacia, non sarebbero mai arrivati a questo, ai 50, quindi bisognava per forza ridurre i termini, come si fa in tutte le località, in tutti gli altri ordini d'Italia, anche perché il quarantennio medio è il periodo del pensionamento, no? Dei farmacisti, per cui cominciamo con Antonucci Marina Elvira. Balestri Alice. Sai Pier Domenico. Caluori Carla. Carulli Rosa. E beh, se uno si siede lontano. Questi li chiamiamo insieme, Gianci Luigi e Gianci Giuseppe. Prima,
Carulli Rosa. Che bello della diretta, no? C'è stato Cingolani Giulia. Di Concetto Stefania. Di Mare Cecilia. Donati Francesca. Favoccia Rosa Anna. Federici Paola. Paola. Grazie. Freno Francesca Antonia. Antonella per gli amici. Giuliani Gianfranco. Gramaglia Donatella. Parlava di sperimentazioni cliniche, direttore dell'ufficio sperimentazioni cliniche dell'AIFA. Complimenti. La ragione Anna. Luci di Silvia. Marchese Vito. Marchetti Giuseppa. Marini Maria Letizia. Marozza Mariangela. Mattera Adele.
Verigiola Marco. Oliva Gongettina. Sì, sì. Patrizi Cristina. Pellegrini Claudio. Perciballi Paolo. Perri Gelsomina, consigliere dell'ordine, ti dovevi autochiamare. Profazzi Emanuela. Pugliese Ivana. Rigano Maria Gabriella. Rotondo Raffaella. Santini Paola. Scopigno Paola. Sementilli Isabella. Simeoni Antonio. Tiberi Lucia. Licia, scusi, scusa. E Tosques Agostino Antonio. Si pronuncia così o no? Tosques. Ah, beh, pensavo. Ah.
Angelone Maria Grazia. E abbiamo concluso. Sì. Un atto che ce n'ha. E Roberto Dominici. Ringraziare le due funzionarie che hanno contribuito a realizzare questo evento. Valentina, dove sta Valentina? Venite. Ecco, vieni qua. Valentina Aschi e Valeria Bellogon. Siccome avendo fatto questo lavoro con un sovraccarico, va bene così. Allora, siccome chiaramente il collegio, questo è, ha una capienza abbastanza contingentata, per cui non possiamo estenderci oltre, quindi faremo dopo l'estate alla libera, faremo la seconda puntata con la premiazione dei neolaureati, no? Anche perché ce ne stanno pochi, ma bisogna un attimo quantomeno accoglierli e fargli capire il discorso. Ripeto, per chi è arrivato tardi, questi sono i motivi per cui abbiamo, attraverso la fondazione nostra dell'Ordine, la Fondazione Giacomo Leopardi, abbiamo istituito queste borse di studio per i colleghi, per i neo, per chi, gli studenti, e quindi faremo anche così azione di promozione per spiegare ai giovani delle scuole medie superiori, nell'offerta formativa, dire quanto prima ci diceva il professor Urbani. Voglio dire, una professione che viene da lontano deve rinnovarsi attraverso proprio l'evoluzione dei tempi. Facciamola breve perché è tardi, quindi un ringraziamento a tutti i partecipanti, tutti i presenti, per questo attento, che ormai è qualche ora che siamo qui, e quindi di nuovo grazie, e quindi per